volte solo andare via, sai, tra le macerie e i sogni di chi spera, vai, tu sai di me, io so di te, ma il suono della domenica dov'è? Mio paese, vedo fiorire il grano a braccia tese verso l'eternità. Il mio paese, ho visto cieli pieni di miseria, sai, e ho visto fedi false fare solo guai, che sai di noi, che sai di me, al suono della domenica dov'è? Paese, vedo falciare il grano a mani tese verso l'eternità, il mio paese. Sì. Buongiorno, buona domenica. La domenica del Borgo arriva a Riace, siamo nel santuario dedicato ai Santi Medici e siamo con Don Giovanni Piccioneri. Raccontiamo la parola di oggi. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno intanto. E buona domenica a tutti, benvenuti in questo nostro santuario. Oggi, che in questa giornata si concludono i festeggiamenti dedicati ai Santi Medici e Martiri, Cosme e Damiano. Il Vangelo di oggi ben ci introduce nella vita stessa di questi nostri santi, che vediamo, come ci siamo già detti, a maggio la loro vita è ben rappresentata negli affreschi del santuario. Il Vangelo di oggi ci invita ad amare Dio a parole, non a parole ma nei fatti, a non essere come il primo figlio che dice sì come un fuoco di paglia, no? E poi non fa quello che il padre chiede, ma essere come il secondo figlio che dopo aver detto no, quel no si tramuta in un sì. Allora la vita stessa dei nostri santi è stata un sì, anche nell'avversità del martirio, nella prova, che l'augurio che in questa domenica, da questo luogo, che meta di pellegrinaggio possiamo fare a tutti, è che trasformarci in buoni ascoltatori della parola di Dio, persone che la comprendono, la fanno propria, per tramutare la vita in un grande sì e cambiare la realtà, la nostra società, a partire proprio da quei piccoli gesti che sono la cura quotidiana, l'abbiamo visto anche durante la novena. Prendersi cura dell'altro con le mani di Gesù, guardare l'altro con gli occhi di Gesù e ascoltare il grido che dal nostro territorio sale e portarlo al Signore. Ecco, quindi non amiamoci a parole, ma amiamoci nei fatti. Gesù stesso a Sant'Angela da Foligno dice: non ti ho amato per scherzo. Quindi l'amore vero è quello che si traduce poi in una vita quotidiana, che è amore per il fratello. Giovanni in una lettera ci dice: non possiamo amare Dio che non vediamo se non amiamo il fratello che ci sta davanti. Quindi il messaggio che da oggi parte da questo luogo, che la liturgia della parola di questa domenica ci offre, proprio questo: amarci nei fatti e non con le parole. Grazie. Allora, in tempi di Covid si è vissuta una festa più intima, se vogliamo. Non sono mancati però i pellegrini, ne ho visti tanti arrivare. Sono arrivati tantissimi e questo ci ha fatto riflettere su una cosa molto importante. Avanti ieri sera, il 25, nella tradizione è la veglia, l'incubazio.
alle 9:20 le porte della chiesa matrice come del santuario sono state chiuse, proprio per garantire l'igienizzazione della chiesa, garantire anche ordine pubblico e via dicendo. Quello che abbiamo notato è che i pellegrini sono arrivati ugualmente, quindi non è l'aspetto, l'apparato esteriore di bande, cantanti, luminarie, ma è la fede che muove tutte queste persone, uomini, donne, ad arrivare qui e a portare non tanto la loro gioia, ma offrire al Signore quella sofferenza che li fa partire a piedi durante la notte. Ecco, poi il 25 è stato anche un po', la serata del 25 è stata segnata dal maltempo e comunque la gente è rimasta lì tutta la notte. Quindi a chi ci diceva che magari non si doveva fare nulla, questa situazione ci ha fatto capire che se anche i santi sarebbero stati esposti nella nicchia, non si sarebbe fatta nessuna messa, nessuna cosa, la gente sarebbe arrivata ugualmente. È un elogio da fare a tutti, perché c'è stato un rispetto delle norme, del distanziamento sociale non indifferente, che di solito con le masse non è facile gestire. Invece tutte le persone, anche quelle un pochettino più vivaci, hanno rispettato quello che è stato il distanziamento, le norme che sono state date. E la bellezza è stata anche la notte del 25 vedere il popolo rom che ha rispettato l'area sacra, non invadendo, ma rispettando proprio il luogo, vivendo anche la loro tradizione colorata, variopinta, come la conosciamo. Però quest'anno, se siamo riusciti ad arrivare ad oggi in sicurezza, accogliendo tutti, oltre che ringraziare i collaboratori del santuario, l'amministrazione comunale che si è data e ci ha dato una grande mano d'aiuto, la polizia, i carabinieri, la polizia municipale, le varie protezioni civili che ci hanno aiutato, abbiamo potuto vivere in sicurezza tutto questo grande pellegrinaggio, che se anche in forma ridotta in alcuni momenti, ma c'è stato, facendoci vedere la devozione e l'amore verso i santi patroni. Grazie, grazie Don Giovanni. Allora sarà la seconda parte molto attraente dal punto di vista dei contenuti, perché vi mostreremo anche qualche immagine da repertorio. Adesso la linea va direttamente alla Santa Messa. Sarà Monsignor Piero Romeo, il vicario peraltro del Vescovo. Salutiamo anche Sua Eccellenza il Vescovo, che è ancora in convalescenza. Sarà appunto Monsignor Piero Romeo a celebrare la Santa Messa, che da più a poco comincerà. Quindi la linea può andare direttamente appunto qui della chiesa.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. All'inizio di questa Eucaristia, un caro saluto al nostro Vicario Generale, Padre Piero Romeo, che viene a presiedere questa Eucaristia che di solito celebriamo la sera del 26 e a presiederla è il nostro Vescovo. Come sappiamo, il Vescovo è stato dimesso dall'ospedale all'inizio della settimana e quindi ora si trova per qualche giorno di riposo. Poi alla fine leggeremo il messaggio che lui ha mandato giorno 25 e con tutto il rammarico voleva essere presente, ma verrà poi in seguito. Sappiamo che i festeggiamenti continuano fino al 1° novembre. Come vi dicevo, li lasceremo anche esposti oltre se sarà necessario per garantire a tutti di vivere il pellegrinaggio in sicurezza come è stato fatto in questi giorni. Grazie carissimo Padre Piero per essere qui con noi, per l'aiuto e il sostegno che ci hai dato in questi giorni, anche solo con l'ascolto che è la più grande cosa che sperimentiamo in questo santuario essere necessaria, ascoltare il grido e le sofferenze delle persone che arrivano e che portano tutto il loro dolore, tutta la loro sofferenza. Un grazie a tutti voi, al nostro sindaco qui presente. Tutto potesse svolgersi in sicurezza. Grazie a voi per il vostro grande rispetto delle regole e delle norme che se anche ci hanno fatto soffrire, però ci hanno permesso di vivere il pellegrinaggio in sicurezza. Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e professione, la mia colpa, la mia volontà, la mia grandissima volontà, e supplico la beata e la Vergine Maria, gli angeli e santi e a voi, fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
cari del mondo, abbi pietà di noi. Tu che sorgi i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Preghiamo. O Padre, sempre pronto ad accogliere pubblicani e peccatori appena si dispongono a pentirsi di cuore, tu prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia. Il tuo Spirito ci renda docili alla tua parola e ci doni gli stessi sentimenti che sono in Cristo Gesù. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra. Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio. Conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della tua miseria. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. I peccati della mia giovinezza, le mie ribellioni, non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia
insegna ai poveri la sua via. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanime e concordi. Non fate nulla per rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, considera gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Parola di Dio. Ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io li conosco, ed essi mi seguono. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va a lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, Signore", ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: "Il primo". E Gesù disse loro: "In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli". Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia.
mentre ieri sera stavo meditando questa parola, mi veniva in mente, come sempre, cerco di farmi delle domande, perché ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio, questa suscita, deve suscitare delle domande dentro di noi. E allora stavo cercando, poi come al solito, però quando tu cerchi la domanda ascoltando questa parola di Dio, le domande già stanno dentro, no, a questa parola. E quale potrebbe essere la domanda, una delle tante domande possibili, che fa da filo conduttore di queste letture che abbiamo ascoltato? Io l'ho trovata in questa e ve la propongo. La domanda sta nel: Hai riflettuto? Abbiamo riflettuto sulla nostra vita di fede? Abbiamo riflettuto veramente? Che questa è una domanda, tra l'altro, che è difficile forse anche oggigiorno farla. Abbiamo riflettuto, ma c'è da riflettere. Abbiamo 3.000 cose da fare, siamo lì a riflettere. Io mi devo alzare, devo portare i bambini, devo fare colazione ai bambini, a tutta la famiglia, devo portare i bambini qua, poi devo andare là, devo andare a pagare le tasse, devo andare in banca, devo andare a lavorare, devo fare. Cioè, ma che significa un riflettuto? Siamo talmente presi dal nostro ritmo quotidiano che oggigiorno dire a qualcuno, a se stessi, oh, fermiamoci un attimo, diventa una cosa difficilissima. Eppure la parola di Dio, per noi cristiani, è una parola che ha bisogno di questi momenti di riflessione. Uno è certamente questo, non è che noi non lo facciamo, dico che però certe volte questa nostra fermarsi per riflettere su noi stessi, sulla nostra vita e oggi nel nostro rapporto con la vita, con Dio e con gli altri, è necessario, perché abbiamo tante cose da fare e vanno fatte, non è che non possono non essere fatte. E però abbiamo anche bisogno di fermarci e dire: hai riflettuto? Qua lo dice, e se il malvagio si converte, ha riflettuto e si è allontanato da tutte le sue colpe. Vedi, è stata una riflessione che gli ha cambiato la vita. E forse noi abbiamo bisogno di riflettere per cambiare un po' la nostra vita, perché poi nella nostra vita, questa pure è esperienza di tutti i giorni, di tutti noi, mia, no? Siamo talmente presi che va bene così. Tutto quello che io dico ormai è una routine, lo dico sempre, e va bene così. Quello che io faccio, lo faccio tutti i giorni, e siccome che lo faccio tutti i giorni, va bene così. Hai riflettuto? Abbiamo riflettuto? Va bene così quello che stai facendo? È una domanda, non è che è un giudizio. No, per forza stiamo sbagliando. Io non sto dicendo per forza stiamo sbagliando, non va bene. Però dico, forse possiamo, come si usa dire, anche possiamo migliorare sempre un po' di più. Forse possiamo migliorare. Ma secondo me c'ha ragione la parola di Dio quando dice: se vogliamo migliorare in quello che diciamo e in quello che facciamo, perché la nostra vita sia migliore e significativa, sì, c'ha ragione la parola. Bisogna rifletterci sopra e dire a se stessi: ma forse in questo modo che sto facendo, con mia moglie, con i miei figli, con quelli che incontro, questa modalità del mio comportamento forse non va bene. O forse sto usando un linguaggio con i miei amici, parenti, familiari, quello che volete voi, ma non è che sto usando un linguaggio che è poco vicino alla parola di Dio? Non è che sto usando un linguaggio che usano tutti? Quello ha rubato, ha fatto bene, se non c'aveva era giusto. E quello l'ha ammazzato, se vede che si era comportato male, quindi lo ammazziamo, che gli fa? Ma quello è tutto un conto. Ma quello non paga le tasse, ma fa bene, perché questo governo fa bene a non pagare le tasse.
Ma è un modo di parlare da cristiani. È un modo di parlare da cristiani quando noi parliamo di Dio, noi cristiani parliamo di Dio come veramente se non lo conoscessimo. Dio, quella barca affondata, tutti i bambini morti nel coso. Dio, dov'era? Se vede che l'ha voluto Dio. Ma come parlate voi? Come parliamo noi cristiani? Come parliamo di Dio? Evidentemente certe volte parliamo di Dio e degli altri, forse perché non sappiamo bene di Dio. E forse, lo dico prima io, per me, forse non sappiamo bene di Dio, forse non sappiamo bene degli altri, che ne so. E allora vedi la domanda, ma hai riflettuto? Abbiamo riflettuto su quello che diciamo e quello che facciamo? Ma è secondo il Vangelo quello che noi diciamo e quello che noi facciamo? Si avvicina. Gesù stesso poi ce lo dice, no? Quando dice così, siate perfetti come è perfetto il Padre mio. Aspita, allora possiamo camminare in quella direzione? È certo che possiamo camminare in quella. Fatevi miei imitatori, dice Gesù. Possiamo essere imitatori di Gesù? La risposta è tutta, no, perché Gesù era Gesù. Ma se l'ha detto lui che possiamo essere imitatori di Gesù? Ma perché i santi Cosma e Damiano non sono stati imitatori di Gesù? Sono stati imitatori, sì o no? Sì che sono stati imitatori di Gesù. E San Francesco è stato imitatore di Gesù, sì o no? Sì. Madre Teresa di Calcutta, tutti, sono stati imitatori di Gesù. Perché hanno riflettuto. Perché hanno riflettuto sulla loro vita e si sono confrontati con chi vuole che la tua vita e la mia vita sia una vita migliore. E quando ascoltiamo la parola di Dio, qualsiasi parola di Dio, è perché la nostra vita sia migliore, non perché dobbiamo stare, ancora noi ci portiamo appresso questa idea che noi ascoltiamo la parola di Dio, sì, però non possiamo, perché noi siamo peccatori e quindi, sai, non possiamo, come facciamo a essere imitatori di Gesù? Noi siamo peccatori, ma io non dico che non siamo peccatori, ma non vorrei che dirsi di essere peccatori significa non camminare per essere imitatori di Gesù, perché lo possiamo essere, come? Ecco, allora mi pare che questo sia il quadro, e adesso solo una parola, diciamo, sul Vangelo che abbiamo ascoltato, perché naturalmente ormai credo abbiamo capito che va in questa direzione, forse di questa domanda. Hai riflettuto? Ci hai riflettuto bene su quello che hai detto e su quello che vuoi fare? Ci hai riflettuto bene? E dice così, abbiamo sentito, no? In quel tempo Gesù disse, naturalmente Gesù sta parlando a questi capi dei sacerdoti, agli anziani del popolo, cioè a tutti quelli pieni di se stessi, ai capi, ai cose, dove non si mette, se ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo Gesù dice, ma voi volete riflettere, quelli lo prendevano in giro, noi dobbiamo riflettere, ma noi siamo i capi dei sacerdoti, noi siamo gli anziani, noi sappiamo tutto, ma che ci vieni a spiegare, che ci vieni a dire? Tra l'altro gliel'hanno pure detto e l'hanno messo in croce per questo. Perché loro sono pieni di se stessi, come molti di noi. Quando io dico qua bisogna riflettere, ma credo che qualcuno di voi, spero di no, ma diciamo, o qualcuno in giro, diciamo, di cristiani da qualche altra parte, dovete riflettere, ma che devo riflettere? Io sto a posto così. A me che devo riflettere? Su che cosa? Ma a me va bene così. Allora, quando tu dici una frase del genere, sei come questi, capi dei sacerdoti, se sei pieno di te stesso. Quindi, se ti parla Gesù, e che mi importa se mi parla Gesù? Io so quello che devo fare, io so quello che devo dire, che me lo vieni a dire tu? E questi erano così. E allora, che ve ne pare? Guarda che bella domanda da parte di Gesù. Che ve ne pare? Ragionateci, come per dire, ragionateci su quello che sto per dirvi, ragionate, riflettete bene su quello che sto per dirvi. Che ve ne pare? Si rivolse al primo, vi ricordate? Si rivolse al primo e disse, figlio, oggi va a lavorare nelle vigne. E quello gli ha detto no. Poi si pentì e disse, vado. Cioè, ci ha riflettuto.
ci ha riflettuto sopra e ha detto: no, non mi va, però sai, forse sarebbe meglio stare ad ascoltare e aiutare mio padre nella vigna. Ci ha riflettuto. Mentre quell'altro, abbiamo sentito, dice: sono tutti quelli, e qua siamo la maggioranza, io per primo, siamo la maggioranza del secondo figlio, e dice: ah sì sì, ma ci mancherebbe altro. Poi tu l'hai visto lavorare alla vigna? No, dice, io ho altre cose da fare, me ne vado per i fatti miei, che sono qui ad aiutare. Si trovasse qualcun altro, oppure come diciamo noi, io lo devo fare, ma perché lo devo fare io? C'è sta lui, lei che suona, suona lei, io perché mi ci devo mettere? Lei fa, lo fa, lo fanno gli altri, io sto bene così. Ecco, vedete, questo è il tema allora. Il primo figlio è colui che ci riflette. Può aver detto una cosa sbagliata, può dire io non c'ho voglia, a me non mi va. Poi si perde e dice: ma chissà. E noi diremmo, io direi semplicemente: ma guarda che brava persona, ci ha riflettuto, ci ha pensato. Meglio così. Ecco allora, che cosa sta dicendo Gesù? In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Ma vi passano avanti perché fanno le prostitute e i pubblicani, i peccatori? No, no. Perché questi, appunto, ci hanno, infatti Gesù lo dice, Giovanni è venuto, gliel'ha detto, pubblicani e prostitute ci hanno pensato e hanno detto: io voglio cambiare vita. Ecco perché ci passano avanti, non per quello che fanno, ma perché poi ci hanno riflettuto, ci hanno pensato, e grazie al cielo, in questi 2000 anni di storia cristiana, dobbiamo dire che sono stati milioni di persone, milioni e di milioni di persone che ci hanno pensato e hanno detto: ma meglio cambiare vita, forse è meglio fare quello che il Padre mi dice di fare per il bene della mia vita e di quelli che stanno intorno a me. Forse è meglio, forse io sto prendendo una piega nella mia vita che non mi porta alla felicità, che non mi porta ad essere significativo per me e per gli altri. C'è forse bisogno, mi fermo, ci rifletto, perché forse quello che dice lui è importante piuttosto che quello che dico io, pieno di me stesso. Ecco, questo termino. Perché oggi davvero stare sulla parola di Dio era di una ricchezza infinita, ma abbiamo sentito come termino e ve lo lascio così, come è stato detto da San Paolo. Intanto proprio vi lascerei questa idea di non conformatevi, direbbe San Paolo, alla mentalità di questo secolo, direbbe, ma riflettiamo. Fermiamoci a riflettere su noi stessi, aiutati dalla parola di Dio. E la seconda cosa che vorrei lasciarvi è questa, che è una frase bellissima, una, credo, delle frasi belle del Nuovo Testamento, che dice San Paolo: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Entrare, fate in modo di entrare nell'intimo della vita di Gesù, lo potete fare, sì, entrate nell'intimo, abbiate quella intimità che Gesù aveva con il Padre. Potete farlo? Sì, potete farlo. Potete avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Siamo in piedi, facciamo la nostra professione di fede: credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo che il Signore è dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, siamo coscienti del nostro peccato, ma ancor più di essere, per la croce di Cristo, un popolo di salvati. Con questa certezza esprimiamo al Signore il nostro desiderio di conversione. Diciamo insieme: cambia i nostri cuori, Signore. Cambia i nostri cuori, Signore. Per la Chiesa, perché in questo tempo, segnato dalla sofferenza e dall'ansia per il futuro, sappia annunciare con audacia al mondo il Vangelo della speranza e della gioia. Preghiamo. Grazie ai nostri cuori, Signore. Per i cristiani impegnati nel governo e nella giustizia, perché liberi da ogni compromesso, operino nel rispetto di tutti, per essere una luminosa testimonianza del Vangelo. Preghiamo. Cambia i nostri cuori, Signore. Per chi soffre o è scoraggiato, per le famiglie in difficoltà, per tutte le donne che affrontano una gravidanza a rischio, perché nella Tua parola e nella nostra carità ritrovino forza e speranza. Preghiamo. Cambia i nostri cuori, Signore. Per la nostra comunità, perché nella celebrazione dell'Eucarestia ognuno si lasci trasformare dalla grazia per divenire generosi e disponibili a lavorare per il Vangelo. Preghiamo. Signore Gesù, siamo peccatori e ti chiediamo il dono di una vera conversione. Fa che questa celebrazione ci aiuti ad assumere con amore e generosità la missione che ci affidi. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la gloria del suo nome, perché è nostra tutta la sua santa chiesa. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni, e da questa offerta della tua chiesa fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. Ed è veramente cosa buona e giusta renderti grazie, innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l'universo riceve esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie del tuo spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Padre, veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora, ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il cali, ti ringraziò con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi medici e martiri Cosma e Damiano, nostri patroni, e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale e tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E proprio chiedendo l'intercessione dei santi Cosma e Damiano, santi della carità, noi vogliamo chiedere a loro di aiutarci ad esprimere lo spirito che è dentro di noi, lo spirito di Dio, perché siamo battezzati, loro lo hanno fatto. E questo spirito di Dio ci aiuti ogni giorno di più proprio ad avere quei sentimenti che Gesù aveva, e che quando si rivolgeva al Padre così diceva: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo alle dame del nostro aiuto, e non ci innamorarci alle tentazioni, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ma di solito. Per la comunione faremo in questo modo: ognuno resti al proprio posto, igienizzi le mani con la mascherina sul volto, verremo noi da voi. Chi non riceve la comunione può restare seduto, chi è all'impiedi resti con le braccia conserte. Corpo di Cristo.
Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché comunicando a questo memoriale della passione del tuo Figlio diventiamo eredi con Lui nella gloria, per Cristo nostro Signore. Adesso facciamo un momento di preghiera voluto e inviato dal nostro Vescovo. Possiamo. O santi medici Cosma e Damiano, che seguendo il Signore fattosi uomo per guarire le nostre infermità, siete per noi buoni samaritani. Liberateci da questa terribile pandemia e da ogni male corporale e spirituale che creano in noi sgomento, disagi e povertà. O santi volontari della carità, che disinteressatamente avete curato i malati, rendete il nostro cuore simile al vostro, ricco di misericordia e compassione, capace di chinarsi su ogni umana sofferenza. Voi, i nostri modelli di santità, che nella solidarietà e nella gratuità dell'amore vi siete presi cura di ogni ammalato, intercedete per noi presso il Padre, perché sappiamo camminare nella carità e nell'amore e ritrovare la pace, la gioia di vivere. A voi, nostri santi patroni e protettori, affidiamo la nostra comunità, gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, i volontari e coloro che si dedicano alla cura degli ammalati. A quanto vi chiediamo per la fede che ci unisce in Gesù, nell'amore del Padre e dello Spirito Santo, che fanno di noi una vera fraternità. Amen. Alla comunità cristiana di Riace, a tutti i devoti dei santi medici, avrei desiderato essere con voi per condividere la gioia della festa dei santi medici come ogni anno. Consideratemi ugualmente vicino. I santi medici sono per tutti noi autentici testimoni di una fede vera e concreta, quella fede che si fa carità, attenzione premurosa al malato, che mostra a tutti il volto di Gesù, buon samaritano, quel Gesù che ha assunto su di sé le nostre sofferenze, abbandonandoci totalmente alla volontà di un Padre che vuole sempre il bene dei Suoi figli. Al Signore che si è caricato dei nostri peccati, chiediamo che ci aiuti a riscoprire la vera devozione ai santi medici, che quest'anno invochiamo con particolare ardore perché la loro fede ci liberi da questa pandemia. Non dimentichiamo che i santi medici hanno operato meraviglie e opere di guarigione grazie alla fede in Dio. È la fede che salva e ci libera dal male. Non una fede espressa solamente in atti di devozione esteriore e senza anima, ma una fede animata dalla carità. Senza carità la fede è morta o rischia di inaridirsi. Mi auguro che la devozione ai santi patroni trasformi la nostra vita quotidiana e la renda attenta ai bisogni dei poveri e di quanti soffrono nell'anima e nel corpo. Ogni gesto di carità esige disinteresse, gratuità, amore verso il prossimo. Siate veramente degni dei santi di cui siete fieri e zelanti devoti. In ultimo, vi raccomando di non dimenticare le sofferenze di quanti in questo tempo di lockdown stanno soffrendo le conseguenze della pandemia, dei tanti morti che non hanno avuto il sostegno dei sacramenti, dei medici ed infermieri e personale sanitario, anche dei sacerdoti che hanno perso la vita in seguito al contagio. Sia la vostra festa sobria, spirituale
evitando fiere manifestazioni esteriori. Non c'è migliore occasione per riconciliarsi con Dio ed i fratelli. La vera festa ci ridona la gioia del cuore e ci restituisce la speranza in un mondo nuovo, ove tutti ci si riconosce fratelli e sorelle, figli dello stesso Padre. Per intercessione dei santi medici invoco sui malati, sui poveri, sui senza tetto, sui migranti e su tutti voi la benedizione del Signore, il vostro Vescovo Franco. Dell'amministrazione comunale porgo il saluto a tutti quanti voi. Un grande abbraccio va veramente al nostro Vescovo Francesco, che non è qui perché ha avuto un problema di salute, ma giunga a lui da tutta la nostra comunità veramente un grande abbraccio e un grazie per quello che sta facendo per noi. Oggi è la festa dei Santi Cosme e Damiano, una festa diversa, ma pur sempre una festa. Per la prima volta la nostra comunità ha dovuto sopportare una festa che è molto, ma molto diversa dagli altri anni, a causa di quel mostro invisibile che è il Covid-19. Ma nonostante tutto noi andiamo avanti. Andiamo avanti perché i nostri santi Cosme e Damiano, i nostri patroni, devono essere oggi venerati. Io devo ringraziare l'amministrazione del santuario, Don Giovanni, tutti coloro i quali si sono impegnati affinché questa festa possa essere svolta nel migliore dei modi. Un grazie va alle forze dell'ordine, alla polizia locale, all'ufficio tecnico comunale, ai tanti volontari, i volontari di protezione civile, i volontari medici, paramedici, che si stanno veramente impegnando affinché si possa svolgere tutto nel migliore dei modi. Ma il più grande ringraziamento va soprattutto a voi pellegrini. Voi pellegrini che anche in questa situazione veramente difficile non avete voluto mancare di essere qua a Riace. E se oggi i santi medici possono essere venerati è solo grazie a voi. Io spero che i santi medici possano intercedere affinché questa malattia, questa peste del secolo possa finalmente essere debellata. Lo spero tanto, vi ringrazio e nel migliore dei modi facciamo che questa festa vada avanti. Evviva i nostri santi medici Cosimo e Damiano. Grazie. Alcune note tecniche per il proseguo della giornata. Ora vi chiediamo gentilmente di stare ancora seduti al vostro posto, di concludere la celebrazione. Per uscire usiamo tutte le porte laterali, quindi in maniera ordinata, senza correre, facciamo defluire tutti coloro che sono all'interno della chiesa. Coloro che sono all'esterno potranno entrare in chiesa per venerare le reliquie dei santi dal portone centrale. Torno a ripetere, non ci accalchiamo e non corriamo. Durante poi nel pomeriggio alle ore 16 ci sarà un'altra messa e alle ore 18 la messa conclusiva di questi festeggiamenti. Anticipiamo tutto di un'ora. Come ci siamo impegnati durante la novena a pregare per Don Giovanni Armeni, da oggi ci impegneremo ancora di più a pregare per il nostro Michele Trichilo.
che è il cerimoniere di questa Eucaristia, che giorno 7 ottobre sarà ordinato diacono. Quindi ci impegniamo a pregare per lui e lo affidiamo al Signore per la missione che gli è stata affidata. E poi anche per un altro giovane diacono, Samir, della comunità dei Gaetanini che sta a Bovalino, che giorno 10 ottobre sarà ordinato sacerdote. Quindi, come abbiamo pregato per tutti gli ammalati, per tutti i devoti, per Don Gianni, ora il Signore ci affida questi due fratelli che sono affidati alla nostra preghiera in preparazione di questo evento, ma sono affidati alla nostra preghiera sempre. Che il Signore li accompagni, li custodisca e li ringraziamo per il loro sì, che è per tutti quanti noi. Naturalmente anch'io voglio ringraziare, a partire da Don Giovanni, grazie per l'impegno in questa parrocchia e soprattutto per l'impegno in questo tempo di festa. Un grazie davvero di cuore al sindaco, all'amministrazione, alle forze dell'ordine, a tutti i volontari che sono stati citati qui, ai ministranti, al coro, a tutti quelli che si sono impegnati in questo tempo che desidera che davvero noi siamo più ordinati, composti, dobbiamo seguire certe regole, però anche questo è, noi la mettiamo sotto la volontà di Dio per il nostro bene. Un saluto cordiale a tutti coloro che ci seguono da Telemia e giunga anche a loro naturalmente la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andiamo in pace. Vigorosa per non perdermi, e ricordo le attese per i bus che facevano la spola dalla costa al piccolo centro Locrideo. La sveglia del 26 settembre suonava presto e doveva ancora fare giorno quando io e mio padre varcavamo la soglia di casa per avviarci alla fermata dell'autobus. Bisognava fare presto perché altrimenti la fila sarebbe stata lunghissima. Saliti poi sul bus, strada facendo, incontravi drappelli di pellegrini che si recavano al santuario dei Santi Medici, a piedi. Erano davvero numerose le chiassose file. Il ritornello per tutto il percorso era lo stesso. Si alternava al San Cosimo e San Damiano, porgite di la mano, Casimo Foresteri e venimo da lontano, ai classici canti popolari più o meno conosciuti. Sono passati più di 30 anni, il culto per i santi è rimasto pressoché inalterato, come anche il fascino per questa festa, per certi versi davvero straordinaria. Qui trovano posto culto, folklore e pietà. Quante persone giungono a Riace anche perché disperati dalle vicende della vita. I Santi Medici sono da sempre rifugio ideale per chiedere la guarigione per sé o per gli altri. Pezzi di corpo fatti di cera a secondo dell'organo malato, e poi c'è chi ostenta fede in maniera più rumorosa. Il popolo nomade fa festa oggi e chiede grazie ostentando ciò che ha in corpo, cioè
con la grande forza del linguaggio verbale. La festa di Riace è sempre stata motivo di raduno per i Rom. Qui si ritrovano per far festa a questi santi, che sentono come loro protettori. Il riacese poi è così orgoglioso dei suoi santi che tiene per sé uno dei giorni di festa. L'attaccamento ai santi medici è davvero viscerale. Non a caso all'anagrafe di questo comune i Cosimo Damiano sono davvero tanti. Ma tornando ai pullman che non ci sono più, al percorso su di essi, al grande fascino anche solo per salirci a bordo, a sentir raccontare le storie e le pene di ognuno, io, come altri bimbi, e sulle ginocchia dei genitori per far posto a sedere a persone più grandi. E poi, giungendo a Riace, l'impatto con la grande fiera, occhi sgranati ad ammirare tutta quella bella mercanzia esposta lì, a portata di mano. Il fascino del bus manca a questa festa. Era soprattutto mezz'ora, tanto durava il viaggio, che serviva solo e soltanto per socializzare. Mio paese. Eccoci tornati per la seconda parte, siamo col primo cittadino di Riace. Allora, è una festa così dimezzata, no? Però insomma purtroppo è stata vissuta anche abbastanza forte come di consueto, anche perché i santi medici sono venerati in tutta la regione Calabria. Ho visto tanti pellegrini arrivare da ogni dove. Come ho detto prima, pure durante la messa, quando ho fatto i miei saluti, è veramente incredibile come questa fede dei pellegrini, anche in un momento così difficile come quello della pandemia, abbia portato a Riace così tante persone. E devo dire la verità, sono molto contento perché c'è stato molto ordine, molta disciplina. L'importante era andare a venerare i santi medici e questo è stato fatto. Quanto è difficile organizzarsi in queste circostanze? Assai difficile, da giorni che stiamo lavorando, sta lavorando il comune, ha lavorato soprattutto l'organizzazione della festa, la polizia locale, l'ufficio tecnico, in collaborazione ovviamente con il commissariato di Siderno, perché la paura è tanta perché è ovvio che questa festa che raccoglie così tanti pellegrini, vi era la paura degli assembramenti, però devo dire la verità. Ricordiamo che Riace richiama almeno 30-40 mila ogni anno che arrivano qui. Diciamo di sì, noi abbiamo fatto di tutto per fare in modo che le persone che siano venute a Riace quest'anno siano venute un po' scaglionate e non tutte insieme. Diciamo che fino adesso ci siamo riusciti, ma devo dire la cosa veramente che più mi fa piacere, insomma, e che fa pensare la grande fede che vi è da parte dei pellegrini da ogni dove. Sono venuti lo stesso, ovviamente con tutte le precauzioni, ma sono venuti lo stesso a venerare i santi medici. Allora, il collega Ugo Franco voleva fare qualche domanda. Ecco, Antonio, visto che c'è il nostro sindaco, è fresco della conferenza stampa che c'è stata a Riace Marina qualche giorno fa, laddove voluta dall'amministrazione comunale, giusto per preparare il prossimo, fra il 2022 ci sarà il ricordo del ritrovamento dei bronzi, sono 50 anni, ecco, lì ci sono stati studiosi, storici, giornalisti. Cosa ha prodotto questo incontro, sindaco? E c'è anche questo connubio, no? Lo stavo per Damiano e bronzi di Riace, due e due. Lo stavo per dire, diciamo che Riace, la storia di Riace è segnata da queste coppie, diciamo, dell'essere famosi, i santi medici che si collegano ai bronzi di Riace, come Castore e Polluce. Ma diciamo che l'idea è quella di pensare al cinquantennario dei bronzi come un'opportunità per tutto il territorio della Locride. Non è il senso di fare una festa così, una semplice festa, ma il senso è quello di organizzare dei grossi eventi che dall'archeologia spaziano dall'archeologia alla letteratura a tutta l'arte, e in più
La grande ambizione è quella di costruire, di fare in modo che un bene confiscato alla mafia che si trova a pochi metri dal luogo di ritrovamento dei bronzi di Riace possa essere dedicato, possa diventare museo multimediale e anche sede di... C'è in mente di fare un museo multimediale, sì, che, racconti la storia dei bronzi in maniera alternativa. Poi diciamo, il non plus ultra sarebbe far ritornare i bronzi nel giorno del cinquantenario, ma questa è una cosa molto difficile, ma noi speriamo ci proveremo. Speriamo che rimanga un'utopia, insomma. Esatto. Non è un'utopia, però, visto che Riace è terra di immigrati, ma anche i suoi immigrati più illustri sono i bronzi di Riace, che da 50 anni non c'è tornano. C'è un problema di sicurezza, allora, i bronzi. Però non è che devono andare in Grecia perché non sono state mandate alle Olimpiadi, ma qua a Riace è vicino, potrebbero anche. Comunque per tutta questa... è una provocazione. Comunque devo ringraziare ovviamente la Regione Calabria e il MIBACT che si stanno veramente, diciamo, interessando a questa cosa in maniera attiva, e spero che veramente vada in porto. Noi ci lavoriamo già da questa settimana inizieremo a far partire il comitato scientifico formato dagli esperti nei vari settori per arrivare in tempo all'evento. Grazie sindaco, grazie. Buona festa per quel che rimane, anche perché il 27 è la festa di paesani, si suol dire, diciamo, no? diciamo di sì. Oggi è la vostra festa, diciamo di sì. Grazie a voi. Io Domenico Capponi, che ho appena intravisto qui, e parliamo in veste anche di storico, no? Raccontiamo per sommi capi la storia di questa festa, che quest'anno è un pochino mancata per le forza maggiore, in sostanza. Lo andiamo a salutare? Sì. Due brevi considerazioni molto veloci. L'anno scorso, come tu saprai, abbiamo ricordato il 350° anniversario dell'arrivo delle reliquie di San Cosimo. Eravamo qua anche noi. Eravate anche voi, anzi colgo l'occasione per ringraziare te e Telemia della presenza sempre costante e all'attenzione che dedicate a questa parte del territorio. Un attimo solo, e dobbiamo recuperare il microfono che ha il sindaco, perché rischia di parlare ed andare in diretta quel che dice. Allora possiamo continuare intanto, prego, scusami. Quindi l'anno scorso abbiamo celebrato il 350° anniversario dell'arrivo delle reliquie, quindi 1669, data in cui inizia a formarsi il concetto dell'identità cittadina, cioè la comunità di Riace del comprensorio si identifica sempre di più col culto dei Santi Medici, identità cittadina che poi nel corso proseguirà e si perfezionerà per tutta l'età moderna. Mentre nella contemporaneità, come tu sai, poi questo concetto si evolve sia con la scoperta dei bronzi di Riace, sia poi con il concetto dell'accoglienza. Quindi è un'identità composita quella della nostra comunità. L'altra considerazione che voglio fare riguarda invece la devozione ai Santi Medici al tempo del Covid. E l'ho anche messo in un post di ieri. Quello che colpisce è questa forza straripante della devozione, cioè i fedeli, i pellegrini, sia pure in maniera ordinata, sia pure attraverso un pellegrinaggio lento ma consapevole, hanno voluto essere presenti a Riace per rinnovare questo rapporto intimo che vi è solo con i Santi Medici in quanto medici del corpo. Questo è stato così nel corso dei secoli e questa è la forza di questo culto, al di là di tutto. E quindi il principio del... Una testimonianza voglio darla anche io, perché ho ricevuto parecchie telefonate di gente che mi chiedeva: sapete se ci sarà la Santa Messa o il culto? Perché io ho un voto e devo mantenerlo. E quindi tanta gente è venuta anche per questo motivo, un voto che continua negli anni di ringraziamento. Continua nei secoli di generazione in generazione attraverso questo rapporto intimo, al di là di tutto, al di là purtroppo anche delle pandemie. Il rapporto devozionale, perché è legato soprattutto ai problemi essenziali della vita, che sono i problemi purtroppo della salute di questo nostro fragile corpo, per cui quando la medicina ufficiale si arrende si tende appunto a rivolgersi ai Santi Medici, che sono stati nei secoli i medici santi per antonomasia, per eccellenza.
Questa è la grande forza del culto, questa è la grande forza del santuario di Riace. Grazie, grazie Domenico. Grazie a voi, oh, grazie a Renzo Varilà con noi del Comitato Festa. Raccontiamo anche le grandi difficoltà che un comitato può avere in queste condizioni. Io so che avete operato ormai da più di un mese, che siete impegnati per organizzare, chiamiamola pure festa, in maniera, come dire, eccellente, come è stato quest'anno. Eh sì, durante questo periodo ci siamo dovuti inventare delle strategie affinché tutto potesse riuscire nel miglior modo possibile, perché come sappiamo il discorso della pandemia ci induceva a prendere delle misure cautelari per non far sì che qualche evento di livello, possiamo dire, di epidemia si potesse diffondere in questi giorni di festa. Ho visto un grande ordine anche ieri sera. Sì, per questo abbiamo dovuto studiare alcune... Anche sui Rom, che è più difficile contenerli, insomma. Possiamo dire che con i Rom abbiamo iniziato un dialogo di collaborazione, perché da secoli la loro presenza arricchiscono questa festa e allora in questa situazione difficile hanno saputo contenere quelle che erano le loro tradizioni, i balli, i suoni, gli assembramenti che caratterizzavano realmente questa festa, e diciamo che hanno avuto... Un po' è mancato quello, anche quello è l'essenza pure della festa. È mancato civile, però quest'anno, come ben sappiamo, la vera festa non sono stati i festeggiamenti. Certo, l'abbiamo detto anche con Giovanni. Perché la festa, ecco, è quello di... L'essenza, no? Viverla in maniera interiore. E questo si è fatto centro, non solo qui, ma anche nelle feste dei paesi limitrofi, hanno vissuto quest'anno le feste in questo tipo di modo, ed è anche piaciuto, perché insomma è vivere la festa in maniera più intima. E perché questo è un senso pure di maturità di una terra che nel disagio riesce a far forza e a rinunciare a quelli che sono poi gli effetti esteriori dei festeggiamenti o del vivere quotidiano. E quindi in un momento così difficile abbiamo dimostrato, come Locride, come Calabria, dico in generale, una grande maturità. Diciamo che anche dal punto di vista della processione, no? Sia questa che quella di Gioiosa hanno qualcosa di particolare, che attira tantissima gente e si vive in maniera più passionale. Forse è mancato da questo punto di vista, perché non c'è stata questa possibilità. Sì, è vero, ma non è stato l'unico anno, perché se noi facciamo un pochettino di storia, facciamo una piccola ricostruzione storica, abbiamo tre momenti particolari in cui non si è vissuto questo momento, ed è stato nel 1911, quando c'era un'emergenza sanitaria, che non è stata celebrata la festa, anche in quel caso civile, ma è stata fatta la festa religiosa, così come nel 1915, nel pieno della guerra, della prima guerra mondiale, si sono celebrati solo le funzioni religiose e non quelle civili. E nel 1945, soprattutto nel 1943, l'altra guerra, anche in quel caso non è stato celebrato l'aspetto civile, ma religioso. C'è stato sempre quell'afflusso di persone, di pellegrini, che vengono ai santi non solo ed esclusivamente per la festa civile, ma per portare a Riace le loro testimonianze, i loro dolori, le loro pene, il loro voto in sostanza, e la loro preghiera. Perché anche quest'anno abbiamo scoperto che dai giovani ai più anziani vengono solo ed esclusivamente per portare un saluto ai santi, per portare le loro speranze e i loro dolori dinanzi alle statue dei santi, che intercedono sempre presso Dio per ricevere quello che il loro cuore desiderano. Grazie Renzo, grazie, buona domenica, buona festa. Sì, grazie. Vado dall'addetto alla cultura del comune di Riace, così
Mi dà anche un connubio importante tra i medici e la cultura, perché è cultura beh, anche sì. Quella. Per quanto riguarda i dettagli, si è espresso già il nostro sindaco Trifoli. Nonostante il coronavirus, io penso che la festa sia riuscita. Grazie a tutte le rappresentanze, le forze dell'ordine, compreso i cittadini. Io ieri pomeriggio sono stata fuori, e, diciamo, in piazza della chiesa matrice, e ho visto una folla che arrivava, ma composta. Quindi dobbiamo ringraziare tutti, e cosa dire, viva i Santi Medici Cosme e Damiano, e grazie a tutti, grazie anche per il vostro lavoro, è stato magnifico. Grazie, grazie a lei. Allora la chiusura spetta come obbligo anche al padrone di casa da quest'anno qui, ha vissuto la sua prima festa in maniera particolare, ma festa è stata lo stesso. Certo. Giovanni. È stata festa perché per noi cristiani la festa non è tanto l'esteriorità, come dice Don Biagio Alvaro, ho voluto proprio citare all'inizio del messaggio che si legge sul manifesto Don Biagio Alvaro, che nel 1915 comunicava ai pellegrini e devoti che la festa sarebbe stata solo l'aspetto religioso, perché c'era il conflitto mondiale, il primo conflitto mondiale in corso. E quello che Don Biagio ha scritto l'abbiamo rivissuto quest'anno, l'aspetto proprio sobrio del venire e portare ai piedi dei santi quelle che sono le sofferenze, le lacrime che ogni anno vengono portate. Ecco, ma quest'anno cosa ne hanno raccontato? I pellegrini venuti sono stati tanti? Stati tanti, e molti pellegrinaggi a piedi come ogni anno, dalle serre soprattutto, e che raccontavano proprio questo, la gioia di essere arrivati e l'affidarsi al Signore in tante situazioni delicate, la paura. Qui anche quest'anno. Esatto. E, uno dei responsabili dei gruppi Rom, ma un pochettino tutti i responsabili che ho avuto il piacere di conoscere, di incontrare nei giorni scorsi, mi dicevano proprio questo, dice: noi veniamo perché vogliamo ringraziare che abbiamo superato una prima parte e affidarci per la seconda parte di questa pestilenza, come si legge anche sul affresco centrale, no? Che purtroppo ci ha colpiti. Dicevo, la sera del saluto ai caduti, loro hanno combattuto un male visibile, la guerra. Noi stiamo combattendo una guerra contro un nemico invisibile che ha affidato questa battaglia, affidata a strumenti semplici, la mascherina, il distanziamento sociale, che però ci devono aiutare a vincere. Strumenti semplici come erano gli strumenti che avevano i Santi Medici. Ascolti, questo programma è visto molto all'estero, anche perché abbiamo fatto un percorso anche con Sua Eccellenza, ci siamo rivolti soprattutto alle comunità, sì, che sono fuori, ed oggi abbiamo questa opportunità perché tanti dall'estero ci soffrono, siamo, per non essere qui. Esatto, e non vi nascondo che il mio pensiero grato in questi giorni è andato a tutti i riacesi che hanno portato fuori da Riace la devozione. Pensiamo Sant'Ena, che qui in Italia anche oggi è festa lì, anche oggi è festa lì, e li salutiamo, a tutta la commissione, ai parroci di Sant'Ena, a Don Beppe, tutti. Ma in queste sere seguivo la diretta della novena che era trasmessa su Facebook dall'Argentina, dove il gruppo riacese, che ha subito una perdita nelle settimane scorse di uno dei membri storici della commissione della festa. Ed è bello che in questo giorno ogni riacese, anche se lontano, è unito dal culto ai santi, dall'amore ai santi, che fa sì che si ricordino le proprie radici, no? Questa è la bellezza. La fede ci permette di tornare alla sorgente del nostro essere persone, del nostro essere cristiani. E quindi un caro saluto a loro, una preghiera la faremo stasera per tutti i riacesi nella messa conclusiva di questa nostra festa, che se anche, come hai detto anche tu a più riprese, non esteriore, è stata festa del cuore, festa di pellegrinaggio, festa d'amore verso i nostri patroni.
Grazie Don Giovanni, grazie per l'accoglienza che abbiamo ricevuto. Grazie, sempre anche un perché piacere. È il suo primo anno. È il mio primo anno. Però un piccolo pensiero gli devo chiedere, una domanda. Sì. Come si trova? Come ha avuto l'impatto con la Chiesa Superiore? Allora, io sono qui già da 4 anni, giù in Marina. Ci siamo incontrati l'anno scorso, mi sembra, per la diretta della Festa della Madonna. Quindi è stato un prendere e un camminare comunque nella continuità anche del lavoro svolto dal mio predecessore Don Gianni, che ieri è stato qui con noi, che lo salutiamo. E, come dire, non lo so nemmeno io come risponderti a questa domanda, perché io penso non ci siano belle o brutte comunità, io penso che ci sia soltanto la voglia di incontrarsi, di generare famiglia. Questo è un po' il mio stile, la mia cosa, generare famiglia con chiunque incontro e con loro costruire quello che è il regno di Dio, quello che il Signore e la Chiesa mi chiede in questo mio compito. Di essere presenza di quel buon pastore che ci chiede di camminare dietro di lui. Io la vedo sempre sorridente, vedo la gioia di tutto questo. Merito degli anni della vita francescana, io ero un frate francescano, un frate minore cappuccino, e San Francesco è il giullare di Dio e ci chiede di essere nella gioia, con tutte quelle che sono le difficoltà che incontriamo nella quotidianità, perché la gioia è l'essere in Cristo, poi tutto il resto è prendere la nostra croce e camminare dietro di Lui per avere la vita. Grazie, grazie a te, Giovanni. Mio caro, allora, grazie. Chiudiamo qui la trasmissione di oggi, invito anche Ugo Franco a venire a salutare. Torneremo ovviamente domenica prossima, prima vi lasciamo con un po' di processione, ve la facciamo assaggiare, quella dell'anno scorso, e per questo servizio ringraziamo anche Torino Russo e Telemonte Stella che l'ha confezionato per noi. Ugo, tempo per salutare. E un saluto da Riace, ricordando anche e un appello anche alla politica e alla Chiesa che non finisca qui, che inizi da qui, da Riace, un percorso religioso, visto che siamo in una terra di santi, che vada da Riace attraverso la Vallata dello Stilaro e si completi a Serra San Bruno con San Bruno. Questa potrebbe essere anche un'idea per favorire quel turismo religioso che sta man mano prendendo piede. Grazie, abbiamo terminato, l'appuntamento è per domenica prossima, stesso canale ovviamente, troveremo e saremo in un altro luogo, un'altra chiesa. Alla prossima, buona domenica. Dei santi medici e martiri Cosma e Damiano, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Evviva i santi medici Cosme e Damiano! Amen.
Quella è la seconda cosa, sono una. Scusate. Avanti, camera! Vediamo che la scuola è scesa, la vediamo.